Ah boss, che dici? Vado bene, così sono perfetto, eh? Sembra che non va bene lei. Tanto siete senza tatuaggi. Mettete questi tatuaggi, dai, io faccio vedere. Bene, così. A voi, certo. Ok, non mi sento meglio. Grazie boss. Buonasera, vorrei una farfallina, ma quanto costa? Beh, dipende che farfallina, grossa così, grossa così. Colore, bianco e nero, realistica, dipende da tanti fattori. Vabbè, né troppo piccola, né troppo grande, la farfallina. Io le odio le farfalline. Senti, sono finite le farfalline. Ciao raga. Ciao. Mi vorrei fare il tatuaggio. Voi direte, ma non so che farmi. Andiamo bene, se non siete... Proprio non c'ho, capito? Mi potete dare qualche idea, magari? Questi? Sì. Questo no. Ma questo c'ha pure un amico mio. No, questo si è fatto il pastello la settimana scorsa. No, questo porta sfiga. Questo è un po' brutto, non si può vedere. Troppo colorato, sono sul braccio, capo di pensiero. Vabbè, non c'è nient'altro di meglio. Ah, ma c'è pure gli altri. Ma allora potete dire, no? No, senti, guarda, scusa, mi dispiace, ma non ho trovato proprio niente che mi piace, boh. Magari famo una cosa, torno quando mi viene l'illuminazione. No. Eccolo! E questo è il disegno che volevo, eccolo, proprio sto sole, qua! Papà, ma... Dimmi, amore! Ma i miei disegni che ho fatto a scuola... Ma i tuoi disegni sono bellissimi, io li ho messi tutti nel catalogo! Preparo il simbolo d'amicizia. Buongiorno. Noi vorremmo farci un tatuaggio insieme, però niente di invasivo. Quelle cose uguali, tra amiche, no? Avete capito? Giusto appunto, il simbolo dell'amicizia. Questo ve lo fate sui polsi. Così, vedi? Ve lo unite così. Poi si vede. Piace, figo, no? Namo. Sicure? Namo. Namo. Oddio, c'ho paura degli aghi. Ma non è che vi potete fare tipo il tatuaggio quando sono svenuta? Ma quanto tempo dura? Ma almeno 6 mesi dura? Fa male? E che sono un po' agofobica? Ma è vera sta storia degli aghi? Cioè tipo li disinfettate? Oddio! Scusatela, No, no, continua. Ciao! I tatuati e questi simboli? Questi sono i numeri romani. Con questo mi ci scrivi Debora. Oh, è passata una settimana, mo mi posso fare la doccia? Ciao! Senti, hanno arrestato quello che mi ha fatto il tatuaggio e sta vicino a Ceri. Solo che ne manca un pezzo. Che faccio? Mo puoi finire te o mi faccio carcerare? No, come ne fai carcerare? Mica ti puoi far restare così? No, aspetta, ragioniamo un attimo, scusa. Vabbè, c'hai ragione, magari mi metterà la Bibbia. Ciao! Vorrei tatuarmi le iniziali dei miei figli. Ah, va bene. Quanto molto grandi? Beh, guarda, uno ha 7 anni, l'altro 5. Sei fidanzata tu? Sono ancora fidanzata perché siccome ho la faccia sua e il nome suo qua tatuato, sai quanto mi costa toglierlo? Voi donne oggi vi fate questi tatuaggi in mezzo alle tette. Se me lo facessi anche io? Ma non sarebbe male. Dici? Pazza. Buonasera, devo tatuarmi figlio. Sì, ha preso tutti 10, non è possibile che è troppo bravo questa scuola. Non è contenta, signora. Ma che? Scusate, ma quanti anni c'ha? 12, no signor tatuatore, non mi tatui. Ma no, 12 anni non è consentito il tatuaggio, da 16 anni in su, col consenso dei genitori. Cioè, non è possibile. Siete proprio dei genitori degenerati, sui generi, come si dice? Questi sono pazzi. Degenerati, degenerati. Buonasera, allora noi volevamo fare un tatuaggio grande, cioè nella serie a più sedute, ma non è che ci può fare un po' di sconto? Sì, perché noi siamo influencer, capito? Cioè, calcola, io ho fatto 50k la settimana scorsa, lei sta a 56k su Instagram. Ma sai la pubblicità che vi famo? Ma non potete capire! Che figa! Selfie! Oh. Sì, questo ha già fatto 50k, Borino! Cioè, portiamo anche un sacco di gente! Ma che c'hanno questi? Influenza? Buh. Cioè, vorrei fare tipo una stellina piccolina qui. Va bene, un attimo. Ma non è che stavolta me lo puoi fare gratis? Sono proprio appassionato ai tatuaggi, c'è tipo dei tatuaggi bellissimi. Solo io ho paura a farmi, perché poi magari, che ne so, boh, non lo so. Bello! Ma che significa? Bello, ammazza! E tu che ti hanno detto? Bello! Quanto l'hai pagato? Ma poi al mare come fai? E quando sarai vecchio? Me vorrei fare un bel tatuaggio col nome di una ragazza. Però questa qua, che mi piace tanto, è fidanzata. Quindi dovremmo cercare di fare un tatuaggio col nome suo. Ma che non si capisce che è il nome suo. Cioè, te rendi conto? Se può fare, no? Una cosa... No, ma i tatuaggi a me mi piacciono. Non mi fai tatuaggi. No, ma sicuramente il tatuaggio... Vai. No!
Ciao ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se siete arrivati fino a questo momento, andate a commentare con Tattoo Clean Ink, che è il posto che ci ha ospitato grazie ad Alessio e Pamela. Alessio, come stai? Come è andato? Tutto bene? È andata alla grande, però io direi una cosa. Che puoi fare? Adesso sti tatuaggi finti, levateli. Anche perché poi te ne faremo uno vero. No, che quello vero, io non c'ho tatuaggio. Tattoo Clean Ink, via, ricordiamo, via Gioacchino Volpe, 11A, 11B, Tor Vergata. A Tor Vergata, Roma. E ricordiamo anche il grande evento, dillo tu così, Urbaland, che è arrivata alla quarta edizione, in grande successo, ci saremo tutti. Top, io voglio ringraziare tutto il cast, ma in particolar modo il mio amico Simone Geppo Show, che ci ha fatto questo veramente grande regalo ad essere qui con noi. Irene, Ilaria, grazie, Laura, il nostro Nick Giuliani, il nostro Enzo, Marco, tutti i tatuatori di Tattoo Clean Ink, la Bizantina Film. Fate un applauso a sti ragazzi. Grazie la Bizantina. Grazie Ramona, grazie Paolo Porchi, Giovannini Ruggeri. E grazie a Corsino Serra. Ci è venuto a trovare pure il Sor Paolo Pompei, ragazzi. Room 26 e non solo. Ricordate, ci vediamo al prossimo video. E se non lo sai, fallo!